Sì, live dal mio giardino, sperando che non piova perché c'è stato il sole fino adesso, insomma è un po' nuvoloso. E live dal mio giardino perché ho preparato un video e una collaborazione con... Bellissima! Non so se ricordate, ma un po' di tempo fa vi avevo chiesto di un arricciacapelli automatico reperibile in Italia. E tante persone effettivamente mi avevano detto, mi avevano parlato di questo, bellissima, di Imetech. Adesso ve lo faccio vedere. Eccolo qui. È un arricciacapelli automatico. Voi ormai mi conoscete, sapete che io non so acconciare i capelli, quindi per me è sempre una questione di velocità, semplicità. E una anche come me, con i capelli molto lunghi, può comunque avere un riuscire a fare qualche cosa con i capelli senza appunto dover necessariamente andare dal parrucchiere e in maniera insomma veloce e pratica. Si accende qui, vedete, diventa rosso. Quando si riscalda la luce da rossa diventa blu e questo vuol dire appunto che è pronto per l'utilizzo. Ci sono due temperature diverse, 190 gradi e 220 gradi. Io ho usato la 190 perché comunque il mio capello, anche se è lungo, riesce a mantenere la piega. Ovviamente dipende anche dal vostro tipo di capello, se è più fine, se è più grosso. Poi qui questo pulsante è quello che si occupa della rotazione del cilindro ed è veramente semplicissimo, nel senso che questo qui si sposta da questa parte, il cilindro si gira da questa parte, la rotazione è verso la mia sinistra, premendo l'altro è dalla parte opposta. No, è iniziato a fare rumore perché pensava che avessi la ciocca, perché cosa succede? Ecco, mi porta al prossimo step. Quando il capello, quando arricciate il capello e lo tenete in posa, non dovete appunto aspettare, contare i secondi, ma fa tutto da solo, nel senso che dopo un tot di secondi, credo che siano più o meno 10, non li ho contati, ma credo che siano più o meno 10, c'è un beep e vuol dire, lo sentirete comunque, e vuol dire appunto che è ora di togliere la ciocca. Io l'ho tenuta anche un po' di più, soprattutto se magari avete un capello un po' più resistente, insomma non fa male qualche secondo in più. Vedete, adesso la lucina è diventata blu. Allora, io credo di avervi detto tutto, quindi facciamo una cosa, vi faccio vedere la parte pratica e subito dopo vi dico appunto le mie impressioni, quello che ho capito dopo averlo usato, in modo da potervi dare qualche consiglio utile. Quindi vediamo cosa ho combinato.
Quindi questo è il risultato finale. Spero che si veda bene perché non ho luce, solamente la luce naturale che è un po' va e viene praticamente con questo tempo nuvoloso. I miei consigli: ho imparato che la posizione perfetta del braccio è veramente a 45 gradi con questo tassello, che è quello più grande rispetto agli altri, rivolto verso davanti, quindi davanti a voi, la stessa direzione insomma dove guardate, probabilmente lo specchio, in questo caso per me la videocamera. Quindi così lo centro, vedete, siccome si gira, aspettate che lo specchio, questo è rotante e può andare a finire così, quindi mi piace lasciarlo in questo modo, partire in questo modo, infilare la ciocca e ruotare. Un'altra cosa che almeno per me è fondamentale, soprattutto in questo periodo estivo, e voi non capite l'umidità di questo momento, ho avuto la felicissima idea di voler fare il video all'esterno, però non ho preso in considerazione il fatto, appunto, l'umidità, che è davvero altissima in questo periodo. E elimina il crespo, che per me è fondamentale. I miei capelli prendono tanta acqua. Il mio tipo di capello, io metto tantissimo, ci mette tantissimo per asciugarsi, proprio perché è un capello che ritiene tanta acqua, quindi immaginate con l'umidità. Quindi questo sicuramente mi aiuta anche a eliminare l'effetto crespo e avere appunto un look con le onde morbide senza l'odiato effetto crespo. Ed è tutto, quindi spero che questo video sia stato utile e, come al solito, fatemi sapere se avete qualche consiglio oppure se raccontatemi la vostra esperienza con il bellissima. Come al solito, lasciatemi un commento qui sotto. Vi mando un grande bacio, ciao!